you, but you're making me say no. Well, what's the matter? You don't like to win. Win or lose, make a bet, cause I'm all in. And tell me, baby, are you feeling scared? And do you wonder how you just got here? I'm hearing what you're saying and it sounds like you're blue uptown. Quindi il mio impegno è un impegno a mettere, diciamo, in rete quelle che sono il sistema delle istituzioni locali, ma anche della rappresentanza di interessi diffusi sul territorio, imprese, lavoratori, cittadini nella veste di consumatori e le decisioni che si assumono nel Parlamento europeo e viceversa. C'è tutto un filone proprio della programmazione europea, penso a Toscania come penso a un pezzo di Umbria, penso a un pezzo della provincia di Viterbo, come penso a gran parte dell'Italia centrale e di molte altre parti dell'Italia, che politica agricola comune per noi significa più, per esempio, sviluppo rurale che non solo sostegno al reddito degli agricoltori, cioè penso all'azienda sulla salvaguardia dell'ambiente, sullo sviluppo sostenibile, sulle energie alternative, sul turismo rurale, sulla qualità delle produzioni tipiche, sulla filiera agroalimentare, sui prodotti tipici, che significa un pezzo di economia locale in terre apparentemente marginali dei grandi processi economici e produttivi che possono avere una vocazione di sviluppo. Un'Europa che si deve occupare di sostenere diritti, politiche di assistenza, di protezione sociale, di cittadinanza sociale, di politiche sociali, di un lavoro giovanile sempre più indeterminato, sempre meno stabile, con minori opportunità, con minore stabilità.